analizzando la partita, insomma, caldo si diceva, freddo, caldo, a caldo era la Fiorentina dai due volti, no? Il primo tempo ha giocato a grande velocità, dominando l'avversario in parecchie circostanze, andando vicino al gol, molto vicino al gol in tante circostanze, non siamo stati capaci di sfruttare tali occasioni e siamo andati in vantaggio sul piazzato difensivo. Il secondo tempo francamente mi aspettavo di più, sicuramente dovevamo essere più lucidi, avere più pazienza e non farci prendere dalla frenesia, perché questo comporta e ha comportato anche il fatto di essere meno armonici e creare meglio e a giocare sul binario che predilige l'Udinese per caratteristiche, e quindi abbiamo faticato un po', rischiando anche di subire il secondo gol in più di una circostanza, perché l'Udinese ha una grandissima organizzazione difensiva e per colpire contro cose che sapevamo. Dispiace aver perso questa partita, volevamo vincere a tutti i costi, sapevamo della importanza di questo risultato per avvicinarsi più in alta classifica, però ormai abbiamo avuto un po' di sfortuna, abbiamo creato tanto al primo tempo, occasioni importanti, però la palla non è entrata, non si può fare niente, dobbiamo guardare le prossime partite e ormai le cose cambieranno. Ci sta. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, e primo tempo potevamo sbloccarla, ci abbiamo avuto tre occasioni nitide, fa parte del calcio, loro bravi, con grande voglia, onore all'avversario. Senti Daniele, la sensazione è che la Fiorentina non riesca ancora a cogliere le grandi occasioni, no? Che il campionato le regala, forse da questo punto di vista deve crescere ancora come squadra. Ma ossia, questo non so, cose che succedono alla Fiorentina, ma succedono anche alle altre squadre, perciò... Certo, era un'occasione importante per portarci lì davanti. Ripartiremo da giovedì, partita in Portogallo e poi in casa col Verona. Su Muriel, il secondo tempo sembravi insuperabile, veramente, ne hai prese 4-5 in 10 minuti. A me è importante poter fare la mia parte, però l'obiettivo principale è vincere, non siamo riusciti. E purtroppo è così, dispiace poter aiutare, però non vincere è abbastanza dura.